Meno male che c'è il nostro sciopero, ha detto il segretario confederale CGIL Fulvio Fammoni. Oggi a Piazza Navona, a Roma, si è tenuto un sit-in di CISL, UIL e UGL contro i provvedimenti adottati dal governo, e per noi è andato Matteo Parlato. Vediamo. In Italia le tasse chi le paga? Chi ha la busta da lavoro dipendente e i pensionati, naturalmente. Ogni volta che ci sono le elezioni sentiamo da tutti gli schieramenti politici lotta all'evasione fiscale, taglia alla politica, taglia agli sprechi. Ogni volta, anche questa volta, all'inizio di agosto sembrava che avevano messo un piccolo segnale dove pagavano anche i ricchi. All'ultimo momento hanno cambiato le carte in tavola e hanno tassato nuovamente chi paga sempre le tasse. Ci siamo stancati e abbiamo detto ora basta. Ci sono lavoratori dipendenti e pensionati che hanno l'arredito dalla fonte e quindi loro possono pagare ogni cosa e gli altri magari no. Oppure che il pubblico impiego oramai è diventato il muro di tutte le bastonate e questo non ci va proprio bene. Segretario, molte persone in questa piazza si lamentano che sono sempre i soliti a pagare le tasse. Qualcosa potrà cambiare in futuro? Deve cambiare, non potrà cambiare, perché se anche questa volta a pagare saranno i soliti, io credo che i cittadini italiani non sopporteranno più questa iniquità, per non dire altro.